Il nome di Giorgio Moffa non ha bisogno di presentazione, napoletano ma da anni un cittadino acquisito del Golfo perché ha attività imprenditoriali a Gaeta e soprattutto ora anche a Formia. Nonostante la crisi, nonostante il Covid, nonostante anche un futuro ancora incerto, ha voluto dare anche un segnale anche ad una certa immagine della ristorazione del sud pontino, diversificando l'attività di un storico locale di via Appia della Sada Litorania. Un tempo era il Corallo, da qualche giorno si chiama Nodi. Giorgio, che significa Nodi? Naturalmente c'è un simbolismo che ora ci spieghi. Nodi si fanno per tenere unite le cose, quindi parte dal mare per tenere unite le barche, e noi lo abbiamo interpretato con un grande amore per il mare, ma per tenere unite quelle che sono le nostre virtù e tradizioni, come una grande, diciamo, tradizione familiare nel mondo della ristorazione, un grande legame con il territorio, che siamo quasi da 20 anni che viviamo in questo bellissimo posto. Quindi i nodi serviranno per tenere unite tutte queste cose. Questo è un segnale di ottimismo, anche di speranza per certi versi, cioè ci stai dicendo che il futuro dipende dal passato? Sì, il futuro deve sempre guardare al passato. Noi con questo nuovo format di ristorazione partirà tutto dal mare, da questo profondo legame con il mare. Noi abbiamo un mare in questi posti che è fantastico, quindi questa risorsa la prenderemo e la faremo nostra, dagli antipasti ai primi, ma soprattutto faremo dei panini con dei prodotti di mare di altissimo livello. Ci saranno delle pizze, perché la pizza è il nostro piatto di riferimento da oltre 100 anni, con dei grani antichi macinati a pietra. Quindi faremo delle pizze completamente innovative, ma con dei prodotti di grandissimo livello. Durante il lockdown, questo ma tanti altri locali come quello di Gaeta, tante altre attività, siete rimasti chiusi appunto per l'imposizione del Covid. Ti devo fare una domanda e so che mi devi rispondere con altrettanta sincerità. La mattina quando ti fai la barba ti potresti porre il problema: ma chi me lo sta facendo fare? Hai detto bene, ma intanto la nostra storia ci impone di rigare dritto e cercare di tenere aperta una considerazione importante. Qualsiasi evento, diciamo, disastroso come questo della pandemia, ci sono sempre degli arcobaleni, quindi noi partiamo dal presupposto che deve finire questo momento, la ripresa c'è, incomincia, e dobbiamo essere ottimisti e guardare al futuro con una certa positività. Ecco, tu non sei di Forme di Gaeta, ma come se lo fossi, forse lo sei anche molto più di quanti siano tanti ristoratori formiani e gaetani. Ci stai lanciando da anni un segnale di essere più orgogliosi del proprio territorio, della propria terra. Perché, adesso con un po' anche di ricerca sociologica, tanti ristoratori, tanti imprenditori sono per certi versi anche un po' imbarazzati del territorio di cui fanno parte? Guarda, io ho avuto il piacere di conoscerli, molti ristoratori. Come tutte le cose, ci sono ristoratori che vedono orizzonti e ci sono ristoratori che restano chiusi nel proprio recinto. Io credo che tutti dobbiamo guardare oltre, dobbiamo cercare di darci delle mete. E credo fermamente che dopo aver passato un paio d'anni veramente disastrosi, dove intanto purtroppo non ce l'hanno fatta, noi con questo nuovo format di Nodi ci saranno un livello molto alto, sia nella preparazione dei piatti, nell'accoglienza coi clienti. Vogliamo cercare veramente di creare un brand completamente innovativo. E poi, ascoltando i clienti che in questo momento ti stanno facendo visita, hai dato nome ad alcune pietanze, alle località che praticamente sono sul territorio. Abbiamo sentito che dei turisti che sono alle nostre spalle hanno chiesto un panino, e un panino tu hai messo nome Ponza Vendutene, ma ho forse capito male? No, noi, proprio perché siamo legati al territorio, e ripeto, Nodi deve unire quello che sono le cose più belle che ci appartengono, quindi anche le isole
che stanno di fronte a questa bellissima cittadina di Formia. Sì, noi faremo dei panini con dei nomi dedicati alle isole e nello stesso tempo i nuovi menù che verranno nel periodo autunnale ci saranno altri riferimenti ad isole e posti di mare. Ci stai dicendo in conclusione, Giorgio, facendo i nostri migliori auguri, che il mare è una frontiera, è un mezzo per vedere, per guardare al futuro con una maggiore speranza, un maggiore ottimismo? Ma certo, io credo fermamente, proprio dopo questo Covid, che le cittadine di mare saranno quelle che avranno diciamo un'esplosione commerciale notevole, proprio perché tutti noi abbiamo dei ristoranti con dei posti all'aperto, abbiamo dei bellissimi alberghi, tutti usufruiranno di questi spazi e i posti di mare secondo me faranno diciamo veramente cose importanti. Basta che però crederanno in quello che faranno. Ah certo, bisogna crederci sempre, questo è fondamentale.